Ronaldo, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, secondo appuntamento con Handball Talk, il podcast in cui ogni settimana proviamo insieme a parlare di pallamano. Non lo farò da solo naturalmente, io sono Matteo Aldamonte, un saluto a voi e un saluto all'ospite fisso di questo format, un saluto a Pierluigi Di Marcello, ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti gli appassionati di pallamano. La novità è che abbiamo voluto inserire da questa seconda puntata anche un ospite a rotazione e allora iniziamo con Davide Colec, ciao Davide. Ciao a tutti. Davide, io inizierei subito da te con una prima domanda che è d'obbligo. Noi abbiamo aperto questo format dei podcast in un periodo in cui forse abbiamo bisogno un po' di distrarci, abbiamo bisogno di parlare comunque della cosa che ci appassiona, di parlare di pallamano, però tu sei in una zona geografica che in questo contesto dell'emergenza da coronavirus è stata particolarmente colpita, la Lombardia. Lì immagino sia una situazione più tragica di quella che forse possiamo percepire noi in altre zone d'Italia. Sì, 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 lo confermo. Sicuramente qui siamo stati colpiti veramente bene. Meno male, noi siamo dalla parte dove c'è Brescia, dove c'è Bergamo, perché da quella parte lì sono veramente colpiti tantissimo. Ti dico la verità, qua non si vive proprio bene, siamo rinchiusi già in casa da 15 giorni. Ma le regole sono queste e bisogna rispettarle per uscirne fuori tutti insieme. Assolutamente sì, rispettare le regole in questo momento è assolutamente fondamentale. Pierluigi, cediamo un po' della nostra libertà individuale assolutamente in nome di una causa sicuramente più grande e sicuramente giusta. Sì, stiamo combattendo tutti questa guerra contro questo nemico sconosciuto e abbiamo questa siamo chiamati a limitare la nostra libertà per un bene comune, chiaramente per il nostro bene e per il bene degli altri. Questo è quello che ci hanno detto, questo è quello che vediamo quotidianamente su tutte le reti di informazione, su tutti i canali dei media, e questo è quello che dobbiamo fare. Rispetto alla settimana scorsa, purtroppo le novità sono di un aggravarsi del numero dei contagiati, ma questa non è materia naturalmente nostra, non siamo esperti, non possiamo approfondire così tanto l'argomento, però la novità ha riguardato anche, Davide, i nostri campionati, perché le società di Serie A1 nel frattempo si sono riunite e in realtà non ci sono vere e proprie news, nel senso che il campionato resta fermo fino al 3 aprile, probabilmente ci sarà chiaramente uno stop, anzi quasi sicuramente, che si prolungherà nel tempo e di fatto dobbiamo aspettare, non ci sono notizie. Voi avete avuto modo magari di parlare, non so, perché comunque Massimo Petazzi, il dirigente del Cassano Magnago, è intervenuto nell'ambito di queste riunioni, non so se avete avuto modo anche voi di confrontarvi all'interno, no, nel mondo della pallamano, come viene avvertita questa tematica della ripresa oggi, domani, non lo so, a giugno dei campionati. Ma guarda, ti dirò, cioè, ora come ora è tutta un'incognita, non si capisce bene. Sinceramente credo che almeno una data indicativa potrebbero metterla, come ha fatto il calcio, per dire, che mi sa che è il 3 maggio. Ma per ora cosa fare? Bisogna aspettare, bisogna capire come si evolverà questo andamento di questo virus. Che tra l'altro, ecco, già che ci sono, se posso dirlo, vorrei dire che secondo me questo virus è un virus che ci farà capire se le persone sono altruiste o sono egoiste. Ecco, io lo chiamo così. Vedo tantissima gente in giro, vedo tantissime persone che stanno facendo ogni giorno le spese per andare a mangiare, ed è scandalosa sta cosa, ma la gente non capisce che facendo così rimarremo in casa per altri 2 mesi. E questa è la cosa brutta, quindi ti dico, per la pallamano non si può dire quando si rinizierà, fin quando non si capisce l'andamento di questo virus. Sì, intanto sono assolutamente d'accordo con te, Gigi. Da un lato sì, è vero, per esempio il calcio ha fissato delle date, in realtà forse sono anche delle date per darsi una sorta di autoconvinzione, ma in realtà nessuno può dire chiaramente 3 maggio, 3 giugno, non lo so, direttamente a settembre, veramente è impossibile in questa situazione.
Io penso che sono d'accordo con te, Matteo, queste sono date posticce, fittizie, come per buttare un po' di acqua sul fuoco e per impegnare la testa di tutti nel immaginare un campionato che riparta poi il 3 maggio, fermo restando che è probabile che queste date non vengano rispettate, perché purtroppo quello che dicevi tu all'inizio è la verità, cioè che le notizie sono tutt'altro che rassicuranti al momento. Davide, tu sei in contatto con i giocatori, li stai comunque tenendo impegnati, hai dato loro un piano di lavoro, come state gestendo questi giorni che ormai tu hai detto da 2 settimane, insomma iniziano a essere tanti di giorni a casa? Certo, ma guarda, allora praticamente tramite il nostro preparatore atletico abbiamo fatto dei programmi che abbiamo inviato a tutti i giocatori a casa, poi però io mi sto ingegnando in casa, intanto non posso uscire, quindi più tu ho trovato tutto di più, quindi ogni cosa che trovo prima mi alleno io e poi dopo lo invio a tutti loro. Ecco, questo è. Ma ti dirò la verità, ho scoperto un altro mondo su YouTube di questi esercizi in casa pazzeschi, quindi diciamo che facciamo tutto un mix tra preparatore, tra YouTube, tra certe cose. Sai che cos'è? È la monotonia, perché quando dai un programma la gente dopo un po' non ha più voglia, quindi cercare di cambiare stimoli aiuta, secondo me. Certo, di tenere le persone impegnate. Invece Pierluigi Di Marcello, tu non lo sai Davide, ma mi manda anche fotografie durante le giornate, costruisce panche, si tiene impegnato in tutti i modi, è veramente una fonte inesauribile di novità. Io più passo tempo con lui e più conosco cose nuove, è veramente una persona interessante. Gigi, puoi rispondere se vuoi. Aspetta un attimo che intanto sono lusingato, un attimo che mi faccio passare le gote rosse. No, vabbè, scherzo. Sì, ma più che altro perché sono iperattivo, questa è la verità. E quindi tutto quello che faccio è per scaricare quelle che sono le idee, le energie, la voglia di fare, quindi vado anche a periodi, non ti nascondo, però sì, diciamo che le fasi costanti sono comunque la voglia di allenarsi, il bricolage sotto ogni forma, e poi avendo la possibilità insomma di vivere un po' fuori città, un po' in campagna, e quindi avendo spazio a disposizione in giardino ci si può sbizzarrire, insomma, ecco. Io ho avuto modo di chiacchierare. Dimmi Davide. No, dico, ha la fortuna di avere un giardino. Certo. È una fortuna. Assolutamente. Sì, giardino, sì. Anche la fortuna di avere un piano completamente attrezzato in modo ludico, quindi dal tavolo di ping pong fino a ogni tipo di attrezzo ginnico. Chiaramente questo spazio che un tempo era affollato da persone fisiche, adesso è pieno di amici immaginari, perché non c'è nessuno, quindi sono io che mi alleno con un pazzo da solo. E comunque passo il tempo a fare cose. Puoi invitarci, Gigi. Puoi invitarci quando sarà il momento giusto. Poi, quando potremo tornare ad uscire, verremo volentieri. Ma certo, bravo. Dicevo che nei giorni scorsi ho avuto modo di chiacchierare un po'. Sto chiacchierando con i vari ragazzi delle nazionali, soprattutto su Instagram, con un appuntamento fisso alle 19, una video intervista a turno, li stiamo intervistando un po' tutti. Ho sentito sia i giocatori che sono in Francia, quindi Parisini, Mengon, parlerò anche con Collelluori, sia da Piran che è impegnato in Spagna, sia la Niederwieser, Anica che invece gioca in Germania. Ormai praticamente, no, sono sicuramente fermi tutti. Alcuni campionati, giusto per dare un aggiornamento, hanno approcciato in una maniera più tranchant, diciamo, a questo virus. Per esempio la Bundesliga femminile ha già interrotto definitivamente la stagione fino al prossimo anno, di fatto, fino a quando non sarà possibile tornare in campo, mentre alcuni, la gran parte in realtà, stanno approcciando come ha fatto l'Italia, con una sospensione momentanea, e poi vedremo quello che succederà con il calendario che si sta però comprimendo naturalmente su se stesso, quindi bisognerà capire che cosa succederà. Io direi però di non parlare solo di questo, di cambiare argomento. Avevo promesso a Davide che avremmo parlato, e gli ho dato anche modo di prepararsi, di pallamano in generale.
Davide, noi abbiamo. Tu sei giovane, siamo quasi coetanei, anzi sei più piccolo di me. Noi siamo abituati ormai a vedere questa pallamano di oggi con la LANXESS Arena di Colonia, 20.000 spettatori, pallamano velocissima. Però tu da allenatore hai necessariamente dovuto approcciare anche da un punto di vista tecnico alle novità che propone la pallamano. Che pallamano vediamo oggi in Europa e che pallamano cerchi di portare tu poi con la tua squadra a Cassano Magnago? Ti dirò, allora, prima di tutto sì, sono molto giovane, quindi se devo confrontare bene una pallamano tra virgolette del 1990-2000 ad oggi, sicuramente non sono io la persona adatta. Ma quello che posso dirti è sicuramente è più veloce, questo sì. Ma non sono tanto d'accordo di spingere sempre, di far sempre questa seconda fase, di correre tanto, cioè, guardando anche le squadre estere, non è che queste squadre corrono sempre così, poi dipende sempre anche dalla cultura, dove vanno, che squadre giocano, ma non, cioè, la pallamano sicuramente è diventata più veloce rispetto a prima, ma non sono d'accordo che per forza bisogna correre 60 minuti come dei pazzi. Bisogna anche capire i momenti e sapere anche gestire le partite. Per dire, adesso non so, quando c'erano i mondiali abbiamo visto che per dire la Croazia non è che ha corso tanto, facevano solo le prime fasi, mentre le seconde fasi non le facevano. Quindi Certo. non è che adesso perché sono andato guardo la Croazia, dico in generale, parlo in generale. Gigi, tu l'hai Per quanto visto. riguarda gli spettatori, Vai, 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 vai. secondo me c'è tanto da lavorare ancora per arrivare a quei livelli lì. Sarebbe un sogno vedere così tante persone in un palazzetto e giocare con un palazzetto così pieno. Beh, quello è sicuramente una cosa complicata, insomma, anche per cultura, e siamo sicuramente in questo momento lontani. Gigi, tu questa evoluzione invece, giocando da molto più tempo, l'hai vista? Non parlo solo di Italia, chiaramente, parlo anche di percezione verso l'estero. Quando hai cominciato a giocare, non so, forse anche per una diffusione mediatica diversa da quella che abbiamo adesso, se la pallamano era percepita, no? Come fenomeno mediatico rispetto a come adesso invece. Guarda, quella pallamano degli anni 90 a cui faceva riferimento poc'anzi Davide, io c'ero e già giocavo, quindi mi sento molto molto più vecchio, anche semplicemente facendo capo ai numeri. Era una pallamano che a quei tempi era sul trampolino di lancio, anche come sviluppo in Italia, parliamo del periodo di Kumamoto, parliamo del periodo degli europei in Italia, parliamo di una pallamano che era lì lì per esplodere, no? Per poter dava la sensazione di poter entrare di diritto in parte c'era già entrata di diritto nelle migliori nazioni, nelle 24 nazioni più forti al mondo. E poi c'è stata questa battuta d'arresto, complici, adesso insomma non siamo qui ad analizzare quelle che sono state le vicissitudini dello sport, della politica, del CONI, delle federazioni o delle scelte che sono state messe in campo. Fatto sta che si sono fatti dei passi indietro, questo è innegabile, no? Anche rispetto, anche semplicemente guardando i ranking, guardando i palcoscenici, guardando i numeri, non solamente le percezioni. Per quanto riguarda invece, per riagganciarmi a quello che diceva poc'anzi, cioè a quella che è invece la tendenza della pallamano di adesso, dei passi in avanti, è sì la velocità, ma non solo quella dettata dalla corsa, quindi spesso e volentieri secondo me ci si ferma alla velocità della pallamano che è cresciuta come quanto si corre. La cosa che invece secondo me è cresciuta in maniera esponenziale è la velocità della circolazione di palla. È quella che è impressionante. La Croazia, anche se non fa tutte seconde fasi, però questa palla non si vede. Cioè la palla è dettata sicuramente anche dall'estro di campioni, però c'è una circolazione di palla con errori tecnici limitati e questa palla va a 3.000 all'ora, ecco. Sì, O sì. no, sei d'accordo, Davide? No, sono d'accordo, sì, sono molto d'accordo, ma quello che più dico è anche che secondo me si è molto evoluta, adesso se andate a vedere negli ultimi tempi,
anche i centrali, per dire, se prima in un momento si privilegiavano giocatori grandi, giganti, oggi sì, certo, si sta capendo sempre di più che il cervello è quello che comanda e che tante volte noi allenatori per primi sottovalutiamo, e il cervello è quello che comanda, e quindi un Zarabec può giocare al Kiel, l'altro Skube gioca al Vardar, e sono ragazzi di 1,75 che riescono a fare delle differenze abnormi, e secondo me quello lì è un'evoluzione che si sta vedendo oggi piano piano, quindi la testa, più la testa e non tanto il fisico come una volta. Parlando di evoluzione, Davide sicuramente ne ha mostrata parecchia, una progressione in termini di crescita importante il tuo Cassano Magnago in questi ultimi 2-3 anni. A che livello, a che punto è nella tua mente, nel tuo progetto tecnico, il cammino della tua squadra? Ma allora, guardando la tendenza italiana, diciamo che noi siamo la squadra che, non perché l'alleno io, ma perché ci sono i dati che possiamo vedere, è molto giovane, quindi credo che questa squadra qua, se rimane la stessa, fra qualche anno dovrebbe diventare la squadra più forte in campionato. Poi ovviamente dipende tanto dagli stranieri, quanti stranieri si potranno comprare, quindi qualche squadra si potrà sempre competere, ma dico che comunque vedo da tanti margini di miglioramento, ma per il semplice fatto che siamo veramente giovani, possiamo fare anche tante cose che ancora non abbiamo fatto. Gigi, diciamo sempre, quando abbiamo modo di commentare il Cassano Magnago, giovani ma esperti, nel senso che sono giovani, ma è una squadra che ha già giocato un buon numero di partite importanti, no? E questo sicuramente poi alla lunga pagherà, probabilmente. Ma è una squadra che ha dimostrato più di una volta di essere, non essere lì per caso. È quella squadra che non è più una scommessa, ma è una realtà. È quella squadra che è entrata in punta di piedi tra le squadre più forti del nostro campionato, e invece adesso, con prepotenza, quando si parla di Cassano, si parla di una squadra che può far male a tutti. Dove giocare a Cassano è comunque un campo ostico, insomma, ha creato una propria identità, che è un'identità che costruita sui numeri, un'identità costruita sulle vittorie, un'identità costruita soprattutto su un gioco giovane, messo in mano ad un allenatore giovane che ha saputo entrare in contatto con una squadra giovane, esprimere una palla a mano fresca, giovane, e con dei risultati, questo è innegabile. Davide, tu, questa è una cosa interessante. Tu praticamente sei vicino, o a volte coetaneo, a volte anche più piccolo di molti dei tuoi giocatori. Come gestisci questo aspetto qua? O meglio, è un aspetto con cui devi fare i conti, con cui hai dovuto fare i conti nel tempo, o è andato tutto in modo naturale da questo punto di vista? No, all'inizio è stato un casino, specialmente i primi 2 anni. E qua devo dare tanto, ma tanto, tanto merito, e devo ringraziare la società, di cui sicuramente Petazzi, Sapriti e tanti altri, che hanno creduto in me anche quando i risultati non c'erano, perché comunque c'erano tanti giocatori che giocavano, perché anche io prima giocavo, poi essendo un giocatore scarso, ero un giocatore scarso, quindi capisci la credibilità che avevo. Ti dico la verità, io credo, perché ancora sono molto giovane, credo che il mio approccio sarà sempre identico. Quindi a me piace socializzare con le persone, mi piace essere amico con le persone, e ti dico la verità che fino a quando non entriamo in campo io sono il loro amico, quanto posso essere loro amico, perché sicuramente non mi guardano con gli stessi occhi, ma ho un approccio che possono divertirsi con me come se siamo veramente degli amici, quindi non mi interessa. L'importante è che quando entriamo in campo le regole si sanno e si rispettano, ma tutto questo è grazie anche a una società che è molto seria e che aiuta da questo punto di vista, quindi i ragazzi hanno un massimo rispetto verso di me e verso tutta la società. Gigi, fino alla porta del Palasport siamo amici, poi finisce, no? Poi si fanno le cose si fanno le cose serie, diciamo. Tu sei stato anche senatore in nazionale, queste sono regole di vita, regole di spogliatoio intoccabili. Devono essere condivise da tutti, da ogni singolo elemento, perché lasciare l'amicizia fuori dallo spogliatoio è una
non vuol dire mancarsi di rispetto, non vuol dire perdere di vista quella che è l'educazione, ma vuol dire prendere o comunque far superare a quello che è la percentuale di amicizia e di conoscenza, far superare quella che deve essere la percentuale della professionalità, del rispetto delle regole a tutti i costi. Quindi sai, non guardare in faccia a nessuno a me non è mai piaciuto. In realtà bisogna guardare in faccia a tutti nello stesso identico modo. Io sono più per quest'altro tipo, magari sono, come dire, giochiamo con le parole, però sono dei dettagli che alcune volte fanno la differenza, no? E quindi tutti insieme, guardandosi nello stesso identico modo, senza preferenze, senza figli né figliastri, ma per il bene comune. Quindi lasciamo il proprio egoismo, la propria individualità o la nostra individualità, la mettiamo a servizio del gruppo e della squadra. Andiamo un po' a braccio, allora. Giusto. Sì, sono d'accordo. Andiamo un po' a braccio, ma cerco un filo conduttore. Abbiamo parlato di giovani prima, parlando del Cassano Magnago. Davide, sicuramente uno degli aspetti più positivi, dei versanti più positivi della pallamano italiana, sono queste nazionali giovanili, l'Under 20 che giocherà i prossimi campionati europei e che affronterà tra l'altro anche la tua Croazia, e l'Under 18 che giocherà anche allo stesso modo i campionati europei di categoria. E, insomma, li hai visti all'opera? Che idea ti sei fatto? Sicuramente delle generazioni interessanti per il futuro del nostro movimento. Tra l'altro il Cassano Magnago contribuisce sempre in maniera importante alle nazionali giovanili. Sì, allora, ti dico la verità. Credo che l'Under 20, che è praticamente la squadra che è uscita a farci complicare, vero? Sì, esatto. Quindi la generazione di Luon, di 2000, sono i 2000 l'Under 20. Sì. E credo che quella generazione lì è una generazione fantastica. Che io veramente penso che veramente ci sono dei giocatori validissimi che possono andare veramente a giocare all'estero. Quindi qualche anno, oppure anche quest'anno, l'anno prossimo. Ma il problema è che siamo in pochi, siamo veramente in pochi. Sono alla fine, noi perdiamo, ma alla fine siamo, se contiamo bene, saremo forse 7 giocatori forti, non lo so. Quindi come l'Under 20, la generazione Under 20 ottima, la generazione Under 18 non voglio fare il cattivo, ma credo che non può competere minimamente vicino a un under 20. L'Under 20 secondo me come generazione è altamente più forte, secondo me. Gigi? Si fa fatica a non essere d'accordo con Davide, anch'io sono su questa linea, insomma, abbiamo... Non so, Gigi, ti interrompo un attimo, secondo me c'è forse l'aspetto, come posso dire, la discriminante tra le due squadre è il fatto che l'Under 20, quando era Under 18, esprimeva dei giocatori che sapevano già essere protagonisti nelle loro prime squadre e quindi avevano già un'esperienza importante, che invece nella nuova Under 18 c'è in misura minore, probabilmente. C'è meno esperienza in questa Under 18, c'è meno consapevolezza e c'è meno... come dire, probabilmente protagonismo nella pallamano dei grandi rispetto a quello che era l'Under 20 di 2 anni fa, insomma, l'attuale Under 20, quindi la vecchia Under 18, probabilmente era questo il vantaggio rispetto all'attuale Under 18. Sì, abbiamo questa Under 20 che è indubbiamente straordinaria, nella quale sono rimesse tutte le nostre aspettative, le aspettative di una pallamano italiana che la guarda ammirata e che non aspetta altro che possa aiutare a trascinare, ad essere da volano per tutto il movimento. È chiaro, scommettere su questi giovani, nati tutti quanti nello stesso anno o comunque nel giro di nello stesso biennio, sì. Nello stesso biennio, esatto, quindi nelle stesse annate, è un patrimonio ed è una fortuna che non capita spesso e sulla quale puntare tutti insieme. Quindi dobbiamo fare il tifo per loro affinché possano continuare a trascinare sempre di più il movimento della pallamano italiana. Sì, al tempo stesso non ci dimentichiamo però che l'Under 18 ha il ruolo
più importante e il fardello più pesante da portare, perché l'under 18 è quella che deve ottenere quantomeno il 14° posto su 16 ai campionati europei per salvarsi e per restare nella prima divisione, per mantenere poi tutta la pallamano italiana maschile nella prima divisione, quindi è sicuramente quella che ha il ruolo più importante. Probabilmente, facendo i distinguo che facevamo prima, io non parlo in termini di qualità dei giocatori, perché non ne ho assolutamente la competenza, parlo più che altro in termini di esperienza. Lì sì, in questo momento c'è probabilmente una differenza, però Davide comunque al tempo stesso è una squadra, mi riferisco all'Under 18, che tra l'altro è la squadra guidata soprattutto da Bortoli, che è un tuo giocatore, ha fatto vedere delle buone cose comunque tra la Partille Cup, la Sparcasse Cup che ha giocato. Diciamo che poi alla fine ci può anche stare in questi prossimi campionati europei. Ecco, la salvezza è un obiettivo tangibile. Certo, no, ma sicuramente. Ma quello che dico io, per dire, quando ho iniziato ad allenare io tanti anni fa, io sono cresciuto con i 2000 e per questo li conosco molto bene. E ti dico, dipende sempre da che generazione ti trovi davanti. Allora, se questi dell'Under 18, diciamo, non è forte come l'Under 20, ma si scontrerà contro altre squadre, altre nazioni, che comunque dipende come che giocatori avranno. Certo. Quella la poi a livello giovanile è sempre un'incognita, no? Perché quando si entra non sai mai come sono le annate, certo, non c'è uno storico, diciamo. Bravissimo, come posso dire nel mio piccolo, per le finali nazionali, noi negli ultimi 2 anni abbiamo vinto le finali nazionali con i giovani, ma se vado a confrontare queste finali nazionali e il livello tecnico di queste ultime finali nazionali rispetto a quello del 2000, nel 2004, 6 anni fa, ti devo dire la verità, un abisso, cioè c'è una differenza abissale, ma comunque abbiamo fatto risultato anche adesso con una squadra secondo me più debole rispetto a prima. Quindi dipende tanto da che annate arrivano e cosa portano con loro, diciamo. Ecco. Va bene, io direi che abbiamo riempito alla grande la mezz'ora che ci eravamo promessi di riempire, e quindi vi ringrazio. Ciao Davide, grazie mille per aver partecipato. Grazie a voi Matteo. Gigi, noi ci ritroviamo la settimana prossima, spero che tu abbia piacere di essere ospite fisso. Ma per me è un onore più che un piacere, lo sai perfettamente Matteo, quindi alla settimana prossima, un abbraccio a Davide, un grande in bocca al lupo. Grazie amico mio, grazie. Ciao, spero di rivederci presto, insomma, sui campi di questa pallamano, a sentire il profumo del parquet della pece, perché credo che al di là di tutto poi è una delle cose che manchi di più a tutti, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel frattempo però, lo ricordo in chiusura, state a casa. Grazie per essere stati con noi, potete trovare Handball Talk su Spotify, su iTunes, su Facebook, su YouTube e su tutte le principali piattaforme dedicate ai podcast. L'augurio e il saluto sono quelli di sempre. Buona pallamano a tutti, alla prossima! Un gol pazzesco!